onorato di aver ricevuto questo invito a presentare o dire qualcosa sul libro di l'ultimo lavoro di Stefano Spera. Stefano è un caro amico e quindi, diciamo, la mia presentazione potrebbe essere condizionata dall'affetto che nutro nei suoi riguardi. Tuttavia, oggettivamente, ci troviamo di fronte ad un lavoro importante. Spiegherò i motivi. Però intanto voglio dire appunto del condizionamento emotivo che ho ricevuto non solo per l'autore ma per l'oggetto della ricerca, che riguarda la nostra comune comunità belmontese. Grazie a questo libro ho potuto rivivere tratti importanti e attuali della mia vita. Sono ritornato all'infanzia, all'adolescenza, anche attraverso le immagini che opportunamente l'autore ha messo e ha cadenzato, diciamo, le pagine del libro, immagini della nostra comunità, del nostro paese, a cominciare da, per esempio, la chiesa, naturalmente, che è il luogo simbolico del paese, e il fondatore di Belmonte, che è il principe Giuseppe Emanuele Ventimiglia, il cui quadro è per noi che abbiamo frequentato la parrocchia un passaggio obbligato. Lo vedevamo, lo incontravamo questo principe in quel quadro lì, che è stato come dire, il passaggio obbligato di tante generazioni che hanno frequentato la parrocchia e quindi il cuore del paese. Quindi sono grato per tanti motivi a Stefano. E devo dire che il pregio, ora passo sul versante più storiografico, il pregio di quest'opera è la maestria, quindi non solo la passione con cui Stefano si dedica alle ricerche della storia di Belmonte Mezzagno, ma anche la padronanza, la maestria con cui mette assieme quel lavoro di scavo e di ricerca che fa delle fonti della storia di Belmonte, perché riesce a trattarle bene come uno storico deve fare. E c'è la combinazione tra la storia locale, le vicende minute di una comunità della provincia di Palermo, con le vicende più larghe e significative della storia siciliana, italiana, mediterranea. Quella storia che noi leggiamo, sui manuali. E Stefano ci fa capire come quella storia che appunto noi impariamo dai manuali dell'età moderna, della storia siciliana, questa storia qui fa parte o diventa la cornice dentro la quale si gioca e si sviluppa la storia di Belmonte Mezzagno. È bravo Stefano a mettere sempre in correlazione queste due parallele che poi coincidono. Perché noi vediamo che la stessa vicenda della licenza Populandi, Stefano opportunamente ne parla di due licenze, quella più importante è quella appunto di Giuseppe Emanuele Ventimiglia, fa parte di una storia tipica della monarchia borbonica che ha interesse attraverso uno scambio con le famiglie aristocratiche della Sicilia a popolare i comuni. I feudi, diciamo, dei domini borbonici. E quindi Belmonte si inserisce all'interno di questa storia e da lì in poi sarà sempre un rimando con le vicende più grandi. Quelle significative sono, ne cito tre o quattro che cadenzano i ritmi del percorso belmontese. Quello che ho accennato sulla fondazione. Un altro potremmo dire epocale sulla vicenda garibaldina. Belmonte si trova all'interno, diciamo, del percorso dei mille che da Marsala arrivano appunto a Palermo il 27 maggio, data di entrata di Garibaldi nella città, il 30 la conquista definitiva. Tutti noi sappiamo come Belmonte abbia in qualche modo partecipato a queste vicende. Stefano nel dettaglio ci spiega come e perché Belmonte abbia dato un contributo significativo alla storia risorgimentale. E con le truppe garibaldine che in questi luoghi
hanno soggiornato, si sono preparate per la vicenda più importante della spedizione del Mille, che è appunto la conquista di Palermo. Ma di lì possiamo risalire, perché sono tutte tappe di un processo storico, e dobbiamo semplificare alla vicenda dei fasci siciliani. Quando le promesse, come dice Stefano, di una migliore gestione del territorio, delle risorse, tra tasse, obblighi e quant'altro, viene tradita dal processo risorgimentale, con una serie di rivolte, la più importante dei quali poi sarà appunto nel periodo che oggi noi cataloghiamo come fasci siciliani, represse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Francesco Crispi, siciliano. E anche lì Belmonte diventa un centro attivo di protesta, e Stefano quindi ci spiega ancora una volta come e perché Belmonte si inserisce in quell'ulteriore vicenda straordinariamente significativa della storia d'Italia, che sono la repressione dei fasci, e vediamo come Belmonte partecipa di questa vicenda. Così come poi successivamente, ed è bellissima anche questa parte, queste pagine accorate di Stefano, e la passione naturalmente non lo condiziona nel suo lavoro di storico, la passione anche familiare, perché prende da alcuni diari palpitanti, storie personali che ci squadernano la vicenda storica più generale. Attraverso queste pagine noi vediamo come Belmonte, il contributo di Belmonte alla prima grande guerra. E ancora una volta noi possiamo legare il percorso storico di Belmonte Mezzagno a quella vicenda epocale che è stata la Prima Guerra Mondiale. Quindi, velocemente, non voglio abusare dello spazio che Stefano mi concede, quest'opera non solo dimostra la grande passione a cui tutti noi come belmontesi dobbiamo essere grati al nostro storico di storia locale, la passione con cui Stefano si immerge in questa storia che ci appartiene come belmontesi, ma dobbiamo essere grati a lui, come storici e come amanti della storia, perché i manuali che noi adoperiamo, attraverso i quali si formano le generazioni di studiosi e di studenti, sono il risultato di ricerche come quello di Stefano. Come quella di Stefano, che attraverso uno scavo minuto delle fonti abbiamo il dato che poi va inserito in un contesto generale, e noi capiamo, riusciamo a capire perché il Risorgimento, per esempio, la Prima Guerra Mondiale, per esempio, i fasci siciliani, per esempio, o la prima età moderna, per esempio, sono andati in un certo modo. Non è la fantasia degli storici che descrivono le vicende in quel modo. Gli storici possono scrivere la storia perché ci sono ricerche come quelle di Stefano, che ci danno i dati concreti, che sono quelli effettivi attraverso cui poi emerge la storia più generale. E noi possiamo apprezzare attraverso questo lavoro come Belmonte fa parte di una vicenda più larga, e come le caratteristiche della nostra comunità si siano forgiate in queste vicende più larghe. Quindi è un lavoro dialettico, è una vicenda dialettica. Belmonte che partecipa dei processi storici generali, e processi storici generali che determinano le situazioni locali. Quindi grazie Stefano, ti ringrazio per avermi dato questo regalo, per averlo dato alla nostra comunità, e auguro al tuo lavoro il successo che merita, perché la tua passione è una passione che è un dono civile ad una comunità che ha bisogno di regali come quello che tu ci hai fatto. Buongiorno amici, buongiorno Stefano. Intanto ho l'occasione per ringraziarti pubblicamente dell'invito che mi hai fatto alla presentazione di questo ultimo libro, Belmontesità. Il titolo Belmontesità nasce da un'affermazione che il dottore Salvatore Migliore disse durante la presentazione del precedente libro, Riflessi, cui ero presente. In quell'occasione il dottore Migliore ebbe a dire che Stefano riusciva ad incarnare una belmontesità intesa come identità storica e sociale comune.
Lasciatemi dire che a questo concetto Stefano è profondamente legato, soprattutto con il lavoro che svolge quotidianamente attraverso i suoi canali social, Facebook, Instagram, il suo blog personale, nell'attività che svolge nel ricostruire la storia di Belmonte. Infatti si pone sempre l'obiettivo di coltivare questo sentimento che legano i belmontesi, cercando sempre di valorizzare quello che ci unisce e mai quello che ci divide. A mio onesto parere, la comunità belmontese dovrebbe trarre insegnamento dal lavoro di Stefano, cercare sempre la coesione sociale e meno scontro. Lasciatemi dire che soprattutto in questo periodo che ci vede profondamente lontani. Per la copertina Stefano ha chiesto aiuto a due suoi grandi amici, Antonella e Gaetano Profeta. Allora, su precisa richiesta di Stefano, hanno realizzato il dipinto che adorna il libro. Il dipinto è un olio su tela e si intitola Richiesta del Principe. L'opera ritrae il principe Giuseppe Emanuele Ventimiglia mentre è intento a scrivere la licenza Populandi da inviare al re Carlo III di Borbone. Il principe si trova nel suo studio all'interno del Palazzo Belmonte, nel Cassaro di Palermo, per chi non lo sapesse, l'odierno Corso Vittorio Emanuele. L'originalità dell'opera sta proprio nell'attimo in cui il principe viene immortalato, ovvero nel momento in cui si è fermato dallo scrivere e con gli occhi chiusi pensa alla Belmonte che verrà. Infine, per la dedica, Stefano ha pensato al suo bisnonno Damiano Traina, persona a cui lui è profondamente legato. Infatti, nonostante sia morto 13 anni prima che lui nascesse, i ricordi della nonna e delle zie gliel'hanno tenuto sempre presente e vivo. Stefano, inoltre, all'interno della famiglia ha preso il compito di mantenere la memoria di questo nonno attraverso dei gruppi Facebook che lui ha creato personalmente e periodici incontri con i propri cugini. Detto questo, non mi resta altro che risalutare Stefano, ringraziare gli amici e invitarli alla lettura di questo ultimo libro di Stefano, Belmontesità.